Benvenuti sul canale di Tenorshare e bentornati. A volte vogliamo disconnetterci dall'Apple ID sul nostro iPhone e scopriamo che la password dell'ID Apple l'abbiamo persa o dimenticata, oppure riceviamo un iPhone di seconda mano e quindi è bloccato con il blocco di attivazione. Che cosa faremo quindi per sbloccare l'account di iCloud? Dovremo inserire il indirizzo Apple ID originale e la password, di cui però non disponiamo. E l'opzione dov'è di iPhone deve essere disabilitata. Anche questa può essere disabilitata solo se conosciamo la password e l'Apple ID. La prima cosa che dobbiamo fare è collegare ad iTunes il nostro telefono, quindi colleghiamo il telefono al Mac o al computer e premiamo i tasti del volume su o il tasto del volume giù, e quindi teniamo premuto il tasto laterale per mettere in modalità di recupero il telefono fino a che non comparirà il simbolo della recovery mode. Lasciamo andare i tasti quando esce il logo Apple. Ok, ora possiamo lasciarli andare, spostiamoci su iTunes. All'interno di iTunes possiamo vedere che l'iPhone può essere ripristinato. Scegliamo dunque il ripristino di iPhone con l'opzione dell'aggiornamento e scarichiamo il firmware. Una volta fatto ciò, finito il download, inizierà il ripristino dell'iPhone e dobbiamo solo aspettare il completamento del processo. Tuttavia, una volta che l'iPhone viene ripristinato, dovremo inserire il codice di attivazione e quindi l'indirizzo Apple ID e la password. E questa cosa qui è un problema, nel senso che potremmo non averli a disposizione, quindi scopriamo come bypassare il blocco di iTunes. Quando configuriamo il blocco di iTunes vedremo anche la possibilità di sbloccare il dispositivo con il codice, ma se non conosciamo il codice, allora dobbiamo avvalerci di un programma che si chiama ForMeKey, che lascio qua sotto in descrizione, e possiamo scaricarlo per aggirare questo blocco se non ricordiamo il passcode. Vediamo come farlo. Per prima cosa apriamo il programma, quindi selezioniamo la rimozione del blocco di iCloud dopo aver collegato ovviamente il telefono, e iniziamo il processo. Una volta rilevato il dispositivo su ForMeKey, inizierà a scaricare il firmware. Una volta scaricato, ForMeKey richiederà un'unità USB su cui masterizzare l'ambiente di jailbreak, quindi inseriamo l'unità USB vuota nel nostro computer. Quando ForMeKey la riconoscerà, premiamo il pulsante blu per continuare. Attendiamo che venga effettuato il jailbreak sul nostro iPhone, vedremo il tutorial da seguire passo per passo in base al computer di cui disponiamo. Avremo la guida per entrare e lavorare nel BIOS, quindi possiamo anche scannerizzare ad esempio il codice QR. Riavviamo il computer. Al termine della lettura, quando il computer si avvia, premiamo il tasto F12 per accedere alle opzioni di avvio. Ora selezioniamo il dispositivo di archiviazione USB, premiamo invio e in pochi secondi dopo vedremo la procedura guidata del jailbreak. Quindi selezioniamo opzioni dal tasto freccia della tastiera e premiamo invio. Nella schermata impostazioni selezioniamo la prima opzione e premiamo invio per selezionarla. Dopo aver selezionato salta il controllo BPR A11, premiamo invio per selezionare. Quindi dovremo vedere le informazioni su questo dispositivo. Andiamo avanti e premiamo su Start. Il dispositivo verrà prima messo in modalità di ripristino e premiamo accanto per confermare. Una volta che siamo in modalità di ripristino, seguiamo le istruzioni per accedere alla modalità DFU prima che il conto alla rovescia sia terminato. Per un iPhone X, ad esempio, teniamo premuto il tasto del volume giù, il tasto del volume su per 4 secondi, quindi rilasciamolo. E teniamo il pulsante laterale premuto, tenendo premuti anche gli altri tasti del volume su e giù. Mettiamo quindi l'iPhone in modalità di recupero. Il pulsante laterale dovremo tenerlo premuto per almeno 10 secondi insieme a quelli del volume. E vedremo la schermata di sblocco del dispositivo. Sotto c'è il pulsante che ci permetterà di rimuovere in pochi secondi il blocco di attivazione di iCloud. Ora il blocco di iCloud è disattivato ed è stato rimosso con successo. Controlliamo e vediamo che possiamo configurare nuovamente il nostro iPhone senza alcun tipo di blocco.